La vera difficoltà era occupare il mio posto e rimanerci. Lo psicopompo non si confonde con colui che accompagna, lo scorta restandogli il più vicino possibile, senza pretendere di abolire il fossato che separa un individuo da un altro. L'uccello è perfetto per questo ruolo, presenza fraterna e pudica al tempo stesso. Dovevo imparare il modo aviario di amare, l'epifania discreta, lo sguardo laterale. Il culmine dell'amore è posarsi sulla spalla dell'altro. Questo è uno stralcio tratto dal libro che vorrei proporvi oggi. È il libro scritto da Amélie Nothomb dal titolo Lo psicopompo, o meglio, Psicopompo, edizioni Poland. Questa autrice è un'autrice molto particolare. Questa è la 32esima pubblicazione. Il primo libro è stato pubblicato nel 1992. Il titolo del libro era ed è Igiene dell'assassino. Da allora già aveva attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Ha pubblicato un libro all'anno, un piccolo grande libro, nel quale ha dimostrato di possedere uno stile del tutto particolare per raccontare tante cose che per lei erano meritevoli di attenzione. Questo è un libro particolare, un libro di rottura, un libro in cui la Nothomb dà la possibilità al lettore di accedere alla donna, alla persona, ad Amélie. In questo libro lo stile è sempre lo stesso, ciò che cambia è appunto questo, il descrivere, il parlare di sé, il raccontare di sé. E quindi il raccontare di una bambina, di una ragazza, di una giovane donna, figlia di due diplomatici e per questo motivo ha girato il mondo, si è trasferita tante volte, ha avuto la possibilità di incontrare mondi, culture completamente diverse. Tutto questo guardando nel cielo, guardando gli uccelli, ammirandoli, studiandoli, perché gli uccelli si impegnano quando devono librarsi in volo e quindi più che essere colpita dall'idea di libertà degli uccelli, la Nothomb è colpita e sbigottita dall'impegno che gli uccelli devono utilizzare per poter prendere, per così dire, il volo. In questo libro racconta anche di un episodio terribile che ha vissuto appena preadolescente, ossia una violenza sessuale. La scrittura ha rappresentato in modo inconscio inizialmente la possibilità di dare luce a questo buio interiore, un modo di scrivere compulsivo, ossessivo, che ha delle regole ben precise. Si scrive non per pubblicare, si scrive perché la scrittura per la Nothomb è stata proprio la strada maestra per poter silenziare i propri demoni. Lo psicopompo, dicevamo, è una figura mitologica che accompagnava le anime dalla vita alla morte. E lei nel libro diventa psicopompo perché dopo la morte del padre riesce ad avere un contatto con l'anima di questo padre, un padre con il quale è sempre andata d'accordo, ma forse c'erano poche parole. Anche in questa nuova dimensione le parole non sono tante, ma sono quelle essenziali, sono quelle che l'aiutano a affrontare il quotidiano, a trovare un equilibrio in questo rapporto così importante. In questo libro c'è tutto questo, c'è tutta questa narrazione, sempre con uno stile unico, che è quello della Nothomb, che l'ha portata alla ribalta, ma le ha anche procurato, per così dire, delle critiche a cui lei non ha mai dato particolare attenzione, perché la scrittura è proprio questa, è essenzialità, è un esercizio che insegna con il passare del tempo a liberarsi da quelle che sono le parole inutili e individuare quelle che riescono a comunicare nel modo più preciso, nel modo più attento, le cose più importanti. Per tutte queste motivazioni, anche per scoprire un'attrice che ha una personalità sicuramente non comune, consigliamo la lettura di Psicopompo della Voland. Alla prossima!